Abbaglia Cavallo, che anche oggi mi ha fornito questo splendido abbigliamento. Tutto a posto, Germano? Vado bene così? È meraviglioso, fate roba, c'era un detto una volta, posso interromperti un attimo? Sì, dai, dimmi. Guardatela bene, Vittoria. Fate roba che fa la terra, e pisè che in ciò lo vuole pure. Germano, no, dire bella donna così, fatta roba che fa Germano, la terra, io ho notato una, che una le donne patata, Germano, io adesso andiamo un pochino così più sul frivolo. Io ho notato che però le donne sono belle tutte oggi, eh. L'hai notato anche tu questa cosa? No, ma le creano, fanno il personaggino, le truccano in modo particolare, i capelli li devi portare così, hai capito, la tappa la frangetta cos'ha, anch'io quando prima di uscire di casa le mattine adesso mi trucco come un coso. Lo vedi? Mi sono Allora Germano, dopo ci fai ascoltare un altro brano, però allora noi siamo fermi a quello che è stato, come dire, il tuo primo amore. Il tuo primo amore, che è stato lo swing. Però dopo, quanto tempo ad esempio ti sei dedicato particolarmente a questo tipo di genere? Perché... No, finché si faceva night club, alla fine degli anni 60, nei night allora si facevano tutti i successi italiani, per dire, di Peppino, di quei personaggi lì. E poi si facevano gli standard, diciamo, i classici americani, capito? Sì. Allora quelli li conoscevo tutti, quindi ogni tanto mi permettevo anche di cantarli, magari con qualche singuazzata un po' di traverso, perché ero inglese, me la cavo abbastanza, ma cioè, un 20%, ecco, via. Ecco, poi dopo però, questo quindi fino intorno agli anni 60, se ho ben capito. Fino ai 60, ecco. Dopo il boom del liscio. Ecco, dopo è esploso il liscio, certo. E tu ti sei dedicato a quest'altra cosa, senza però tralasciare quello che era poi il tuo... No, nel mio gruppo è sempre successo che cioè, il repertorio degli americani, oppure sambe, i ritmi sudamericani, afro-cubani, o chiamali come vuoi, hai capito? Li ho sempre avuti, perché io l'altra orchestra era proprio all'inizio del liscio, la pratica era questa, veniva proprio il direttore del coso, ti dà il bigliettino, tre valde, le bolognesi facevano tre valde, tre mazurche, tre polche. Succede ancora lavoro. Così, eh? Ancora così, sì. E poi tre tagli, due begin, e poi tre da capocoro, una roba spaventosa, io gli avrei dato, sì, buttato. Beh, in definitiva, io invece rompevo sempre il programma, che facevo un po' a modo mio. Perché poi all'inizio c'erano sempre dei pianeri così, tu facevi un veglione in un gabinetto di 7 metri quadrati, no? Era pieno di mille persone. Quindi intorno agli anni 60 è esploso il liscio, Germano? Il liscio è esploso, sì, diciamo durante gli anni 60, però il boom proprio, l'esplosione vera e propria è stata dai primi 70 in poi, fino agli anni 80. Cioè 20 anni di liscio che è andato a ruba, poi dopo venivano giù le guadagnesi, venivano i piacentini addirittura, venivano giù con queste... Io non voglio assolutamente contraddire, loro facevano nel loro stile, la loro musica, eccetera. Però cioè, la musica romagnola aveva diciamo così, uno spirito diverso. Noi magari il Valderino romagnolo, niente, lo possono studiare, noi sentiamo anche i sassofonisti romagnoli che vengono in Romagna adesso a far le gare, ogni tanto organizza, sì. La Casadei, mi sì. Sembra che organizza questo sì. Gruppo, e tutti i stagliavi, sono bravissimi strumentalmente, tutto quanto, però quel carattere tipico romagnolo che aveva il vecchio Rossi, quel Tognazzi che aveva, per esempio anche l'ultima volta ho sentito Franco Bergamini come clarinetto, e noi abbiamo dei giovani, mi sembra Mirko, anche che hai nominato prima. Sì, Mirko Gravellini, che fra l'altro cioè, salutiamo. Hanno quelle caratine per lì, ti tiene sempre sollevato così. Invece se fai la variazione, senza nessun caratterino lì, la cassa è per terra e poi non si muove più nessuno. Cioè, non so se mi sono spiegato, anzi non mi sono spiegato, no, ma sta così lo stesso. Ti sei spiegato. Paolo Cevole dice, fatti, ma non... Hai capito? Fatti, ma non Allora, adesso, sai cosa c'è da dire, Germano? Che io credo che in effetti certi personaggi, quelli fra l'altro li hai anche citati tu, voglio dire, avevano la cultura romagnola radicata. Quindi le radici erano ben salde, ben forti, giusto? Certo. Ecco, per cui credo che questo loro carattere poi l'abbiano anche manifestato e soprattutto trasferito nella musica. Però c'è un fatto, adesso ti spiego, che c'è una piccola parentesi che voglio fare. Lì emergeva, difatti degli elementi bravi in Romagna ce ne sono stati anche fra i vecchi, veramente, perché noi parliamo dei poveri Vanni Colucci, parliamo
non so, anche i vecchi di Casadei, eccetera, dei personaggi bravi ce n'erano, però quando venne il famoso boom del liscio, che allora invece fare c'erano tre orchestre che facevano, c'era Prati, c'era Casadei, che Prati poi era un'orchestra moderna che faceva un po' di tutto, era più americana anche lui, molto, faceva molto bene qui nel paese. C'era Eli Neri, per dire, un bravo personaggio, un bravo sassofonista, e ha sempre avuto dei gruppi molto, molto, molto validi. Ha avuto dei successi nazionali, la famosa Fetta di Lumone là. Sì. Veramente. C'erano dei personaggi anche una volta fuori che emergevano, ma quando venne il boom di questo liscio, tutti, il barbiere che aveva attaccato il violino al coso, giù col violino da su lei, quell'altro aveva attaccato il sassofono, tutti, suonavano tutti, quelli che avevano appeso in banda lo strumentino, piripiripi, gli smetteva sulle tot, gli faceva una baronda con scappia più niente, fa la fine. Veramente, veramente. No, lo dico, veramente, lo dico proprio, allora, guarda, spassionatamente, ma è la verità. Ascolta Germano, adesso intanto lanciamo lo spot pubblicitario. Sì, esatto.